In questa e nelle prossime puntate faremo un bellissimo viaggio nel mondo della caccia alla piccola migratoria. Siamo in una regione dove questo tipo di caccia rientra nelle più radicate tradizioni venatorie, la Toscana. Con l'aiuto di Simone Pinzani, cacciatore esperto, entreremo nei capanni dei luoghi più suggestivi di questa meravigliosa regione italiana. Oggi si comincia con i tordi e i merli, due specie il cui passaggio migratorio rappresenta l'inizio ufficiale della stagione. Va, io sono pronto. Ci va? Andiamo, andiamo. Ci dà la lampadina? Sì. Vai, sì. Il fuori è buio, eh? Ah, è l'omborsa. Ci vuole. L'omborsa. Mettiamoci la lampadina in testa perché... Vai, andiamo. I richiami non ci mancano, eh? La cosa più bella è sentire cantare i tordi di notte. Sì. Una cosa che fa rabbrividire. È vero, ecco. È vero. Speriamo ci sia per il cattivo. Noi si chiama la tessa, cioè dire il momento in cui si arriva il capanno, si apre i baggeri delle gabbie, perché in un termine di quelli antichi il pacco delle gabbie si chiama baggero in Toscana. E si inizia a attaccarli, che ognuno di solito ha la sua posizione. Cioè di noi cacciatori, a mano che si viene a caccia tutte le mattine, ci rendiamo conto dov'è che un richiamo rende meglio. E quindi poi, quando gli abbiamo trovato il suo posto preferito, tutte le mattine poi lo rimettiamo allo stesso posto. E questa è un'operazione che ci vuole una mezz'oretta per sistemare tutto con calma, prima di entrare nell'appostamento ed entrare in caccia definitivamente. Ora tocca a loro cantare e a noi non padellare. Non padellare. La legge ce lo impone, anche se è un rompimento di ma insomma, perché poi da quest'anno bisogna segnare non solo gli uccelli a fine giornata, ma anche appena si raccolgano da terra. Abbiamo un limite di 20 capi di migratoria a testa. E per i tordi e per i merli, come per sassella e cesene, non c'è un limite stagionale. Mentre per l'allodole, per esempio, c'è un limite di 100 capi in tutta la stagione. E questo è il momento più bello della mattinata. È proprio la prima luce e dove gli animali iniziano a cantare, i richiami sono al massimo. Gli uccelli che sono in giro per il bosco cominciano a muoversi perché sentono i richiami. Certamente ora per vederli bisogna che si vadano a posizionare in una pianta che sia a contrasto con lo sfondo, perché se vanno bassi sotto la linea dell'orizzonte ancora è troppo presto e non si vedono. Madonna, c'è i tordoli, oh! C'è i tordoli, eh! È lì su quei rami, vedi quei rami sotto lì? È quello lì, è quello lì, sì, è quello lì. Ci sei? È un altro, guarda. L'altra mattina fino alle 7:05 non vedi nulla, poi tirare a 6 uno dietro un altro. È sparato a 3, ma ne è già venuti 5. Qualcosa c'è in giro. 2 però non ci si è fatta. Sono stati troppo poco sulla pianta.